Sì, allora, le prime sensazioni sono di grossa attenzione e curiosità verso l'operato della nuova società, che, come detto più volte dal Presidente, guarda con attenzione pure all'organigramma squisitamente aziendale, perché lo ritiene indispensabile ai fini di un riflesso positivo in campo sportivo. L'accoglienza è stata eccezionale. Sentiamo, non mi piace parlare di peso, mi piace parlare di carico di responsabilità per le cariche che siamo andati a ricoprire dal Presidente fino ad ognuno facente parte dell'organigramma societario. Quindi abbiamo il dovere morale di fare il massimo affinché l'Avellino possa meritare una guida nuova e che sia in grado di proiettarla verso progetti ambiziosi. Il messaggio è stato colto, nel senso che l'Avellino deve, oltre a prestare la sua attenzione relativa all'ambito sportivo, deve anche allargare i suoi orizzonti ad avere una valenza in termini sociali e culturali. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, ne parleremo stasera in maniera da prendere una decisione definitiva. Il prezzo scontato per domenica innanzitutto è uno scontro diretto, considerato che in questo momento l'Udinese lotta per un posto in playoff come l'Avellino. E poi è una piccola attenzione che è rivolta a quello che è un obiettivo principale della società, quello di riportare pubblico e entusiasmo allo stadio. Un'operazione simpatica. Un'operazione.